Buongiorno e buona domenica. Oggi ci troviamo qui a Pescantina per un test ride della Triumph 2022-2023. Viene qualcosa per questa manifestazione della Triumph? Ecco. Vediamo, grazie. Già l'America è pronta per il test drive. Amore beve il suo prosecco. Come amore, buon risotto prosecco. Si cambia mappa di solito in base alle condizioni meteo, stradali e via dicendo, senza fermarsi. Però allo stesso tempo, anche se ho cambiato la mappa prima di partire, posso modificarla in corso d'opera. Adesso abbiamo inserito la road. Mentre guido la moto, che sembra una cosa lunga da fare, ma basta sfiorare il joystick verso destra, okay. E mi si apre il menu e lì continuo a guidare la moto. Gli do un altro colpettino, intanto tengo d'occhio la strada, riguardo il dashboard, gli do un altro colpo verso destra e la moto mi va in controlli di guida. Okay. Ricontrolliamo la strada, stiamo ancora guidando e gli diamo l'ok. Qui adesso siamo in modalità modifica mappa in corso d'opera. Quindi l'ABS Euro 5 è solo in modalità road, non si può fare nulla. Sopra ci sono 4 step. Andiamo a destra ancora e sempre sto guidando la moto, porto il gas a sport. Andiamo avanti, porto il traction control in modalità da pioggia, molto sensibile. Andiamo avanti e porto le sospensioni totalmente in sport e do l'ok. Poi sinistra, sinistra, sinistra e ritorno a guidarmi la moto. Cioè nel senso la sto sempre guidando facendo queste cose. Sembra difficile, però quando si capisce il ponte comandi guidando in strada, ovviamente come dicevo prima dando un'occhiata ogni tanto sia a strumento che strada, a traffico, vado a farmi queste cose. E poi nella mappa c'è il caschettino rider, vuol dire che è stata modificata in corso d'opera. Ritorniamo a destra e ritorniamo a controlli di guida, gli diamo l'ok, ritorniamo su road, riportiamo in road anche il traction control e in normal le sospensioni e mi sparisce il caschettino della modifica. Le sospensioni si regolano automaticamente secondo due caschi. Quando salite appena mettete in moto, la moto sente il vostro peso e comincia a regolarsi autolivellarsi. Okay, esatto. Poi noi adesso abbiamo visto la modalità di controlli di guida, apertura gas, traction control, ABS e sospensioni, ma volendo si può anche guidare con smorzamento. Solo questo, continuo a guidare così praticamente e voglio andare in sport, voglio andare in comfort, in normal, continuo a giocarci mentre guido la moto senza dare l'ok, solo salendo e scendendo. Ok? Tutto camminando comunque questo. Esattamente, sempre camminando. Adesso ve la rimetto in normal e torniamo sinistra, sinistra. Sembra molto operato come lavoro, ma invece sì, no, una volta che comunque lo fai tu, dopo ti sembra più semplice comunque. Sì, 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 sì.
ovviamente a forza di guidarla si impara a mettere le mani molto semplicemente, però diciamo che le cose principali le fai sempre con il joystick. L'importante è che si possono fare quando stai camminando, non da fermo tutte le volte. Da fermo io lo consiglio ai miei clienti quando comprano la moto, che è nuova, non la conoscono, cambio mappa, fatelo, fermatevi, mettete in folle, perché anche il cambio mappa, se poi te lo mostro, tu stai andando, premi il tasto M, vai giù in sport, tiri la frizione e dai l'ok. Qualche secondino, intanto stai andando con la frizione tirata, rimolli la frizione e ridai gas, quando lui si sposta, e abbiamo messo in sport. Ritiri la frizione, tasto M, su, road e clicchiamo. Qualche secondino hai ancora la frizione tirata, molli la frizione e ridai gas. Quindi in condizioni stradali comode, ecco. Certo, certo. Sì. Va bene, okay. Grazie. Di nulla. Proviamo intanto. Questa è la Triumph 1200 che dovremmo usare noi. Un pochettino anche con i bolletti per vederla una lettica. C'è anche il display che si vede bene che col sole. Ma che l'abbiamo già fatto questa stradina qua. Regimi un po' più alti va bene la cambiata. Eccoli qua, 8 tornanti adesso, infatti. Thank you.
Thank you.
Triumph Rock 3GT, è un 2004-2005 di cilindrata, Stefano. Guarda che bello. Adesso questa qua ci piace tanto. Fammi le due rally. Clamber 1200 RR, Matos Clamber